siamo pronti. Io non so che cosa uscirà. Sicuramente mi trovo meglio a commentare, ma lo sapete, mi diverto anche a giocare. Quindi andiamo in campo e divertiamoci. Buon video a tutti. Siamo arrivati all'atto conclusivo di questa YouTuber Summer Cup. Mi vedete vestito da calciatore tra 10 virgolette prima e 10 virgolette dopo, per il semplice fatto che in real life ho appena finito di disputare con la mia Roma la semifinale sfortunata contro l'Inter, che si è qualificata per la finale. Quindi io e Fius saremo i capitani di Roma e Napoli per la finale terzo e quarto posto che aprirà quest'ultimo video. Vi ringrazio innanzitutto perché mi auguro che abbiate supportato al massimo i primi, e vi ricordo soprattutto OneFootball. Lo ringrazio per aver partecipato come main sponsor a questo evento, ma soprattutto vi ricordo il contest, primo link in descrizione, per vincere due maglie della vostra squadra del cuore della prossima stagione 2021-2022. Adesso però bando alle ciance. Sapete come siamo arrivati fino a qua, e allora chiamo i capitani di chi è arrivato a giocarsi le fasi finali per terzo e quarto posto, Fius, e me per primo e secondo posto, Gigi e Gnabry. Innanzitutto, sensazioni ragazzi, quanto è stato bello questo evento secondo voi, quanto vi siete divertiti, se siete soddisfatti del percorso fatto, volevate qualcosa in più? Parto dalla mia avversaria per la finale. Allora, di base, se siamo noi, siamo tutti, ci divertiamo, quindi questa è la cosa più importante, oltre alla vittoria eccetera. Vorrei fare un ringraziamento anche al pubblico che fino a questo momento è qui a supportarci, quindi grazie a voi. E sensazioni per la finale contro di te? Ci vediamo in campo. Assolutamente, andiamo da Gigi che il Napoli lo ha battuto in semifinale. Gigi che ha segnato nei gironi all'Inter due gol clamorosi, chissà se avrò l'onore di commentarne altrettanti in finale. Io ti dico, magari questa finale sarà molto difficile sia per noi ma anche per loro, grosse mancanze da tutte e due le parti, noi Petrox, loro si è fatto male il portiere Mastrangelo. Ce la giocheremo, vedremo un po' chi avrà la meglio. L'ultimo capitano in casa Inter, campione d'Italia, volete diventare anche campioni della YouTuber Summer Cup? È più importante la YouTuber Summer Cup, però allora di nuovo contro la Lazio, sarà una gran partita, io sono già contento così perché l'importante era arrivare in finale e ce la giocheremo fino all'ultimo. E allora andiamo in campo, in bocca al lupo a tutti e godetevi l'ultimo atto della YouTuber Summer Cup edizione 2021. Grazie. Mamma mia, questo bacio ragazzi mi ha fatto eccitare. E magari porta fortuna il bacio di Giuda, del traditore che tradirà il Napoli per questo finale terzo quarto posto dall'Olympia Stadium di Berlino. È Italia-Germania, è la semifinale. Dallo stadio Ciriaci di Roma è il finale terzo quarto posto, Napoli contro Roma. Parte allora con questo finale terzo quarto posto la squadra del padrone di casa Federico Marconi contro l'altra del capitano Fius Gamer. Ragazzi, attenzione Federico che potrebbe fare il suo secondo gol di questo torneo. Carica a sinistro! Federico! Marconi! Federico! Marconi! Federico! 1-0 Roma! Più veloce di una prestazione a letto di Mirko, 1-0 per la Roma! Passaggio in avanti, c'è Marconi, gli dà la passa, il capitano della Roma, il bello l'aggancio per Zlatan alla palla e poi Sotir è libero, si mangia il 2-0 la Roma. Prende la palla la Roma, attenzione, recupero palla Federico che la dà in avanti, attenzione Rudy Zlatan, trasforma in Zlatan Ibrahimovic e prova la conclusione, paratona. Il gol vicino al gol. Marconi! E c'è la doppietta con il numero 7, Federico Marconi. Federico Marconi. Federico Marconi. Come un gladiatore romano davanti ai leoni. Palla allora per Rudy, si aprono le acque ragazzi, attenzione, può provare il tiro. 3-0. È un dominio dalla squadra della capitale. 3-0 Roma, la firma Rudy Zlatan. Parte Federico, capitano di questa squadra, Sodin che cerca di far salire il baricentro della squadra capitolina, la passa Rudy Zlatan, attenzione che la dà a Sodin, una finta, potrebbe segnare Sodin, parata incredibile, e Marconi.
fa tripletta e si toglie la maglia. E adesso lo ammonisci, e adesso lo ammonisci. Parte Sotin allora, 4-0 per la Roma contro degli scugnizi napoletani, ragazzi. Che pronti per andare in galleria, Umberto. Attenzione, Sotin, subito, pericoloso. Parte allora Tuan, che la passa Sotin completamente da solo. Sotin viene fermato, contropiede da parte del Napoli. Attenzione, mister, che dribbling e gol strameritato da parte del Napoli. Fusco segna Mirko, che in questa partita ha deciso di non far parlare la bocca, ma di far parlare i piedi. 4-1. Passaggio, prova a correre su. Attenzione Mirko, parata di Tuan. Qui c'è Tuan, un portiere davvero incredibile. Attenzione Sotin, Sotin, parata. Sikwolf imposta l'azione per Sotin, capitano della Roma. Che passaggio, che apertura per Sotin. Sbagliatissimo. Batte dentro Fuse Gamer. Che gol di tacco di Mirko. 4-2, riaperta ufficialmente questa villa del terzo quarto posto. Federico di corpo che si fa rubare la palla. C'è Fuse libero che carica il destro. 4-3. Tira gir. Recupero da parte di Fuse Gamer. 4-3. Il Napoli rischia una clamorosa rimonta. La da Rudy Zlatan, c'è solo Federico Marconi in aria e infatti saggiamente sceglie la via del dribbling. C'è Sotin da solo che viene servito e sbaglia clamorosamente. Attenzione, recupera. C'è fallo in favore del Napoli. Attenzione, sa che Marconi non chiamerà più quest'arbitro. Ha perso il lavoro. Ne riparte il Napoli con Ali Iannace, che dice saggiamente di darla a mister. Mister torna indietro, tocco di fine. Attenzione Mirko che tenta il tiro. Che tiro! Ma che giocatore è Mirko, ma soprattutto che partita, che parata che ci ha regalato. Attenzione Tuan, c'è il gol! Non guarda incredibile pareggio. Cos'è successo? 4-4 Napoli, la pareggia. La ripresa Iannace. Attenzione, la Roma non ci sta. L'urlo di Fuse Gamer. Ci può essere il rischio dei calci di rigore. Potrebbe essere per la prima volta. Attenzione alle Iannace che punta l'uomo. Passaggio e c'è gol. La da Federico che potrebbe chiudere i giochi. Palo! Aveva Federico. Attenzione, palla per Marconi. Da bravo capitano, spazza via la palla. E saranno calci di rigore per questa finale, terzo e quarto posto, ragazzi. Incredibile la rimonta del Napoli. Testa. Partiamo noi. Vai. Partono loro. Gualt per il Napoli. Attenzione, si fa le stelle. Ricordiamo un portiere Tuan. Parte Gualt. Palo clamoroso. Mamma mia. Attenzione, Rudy Zlatan che sta per battere il calcio di rigore destro. 1-0 per la Roma. È alta la responsabilità per il battitore del Napoli, ovvero CA7, ragazzi. Rigore più importante della sua carriera, se mai ce ne fosse stata una. CA7 sul dischetto. E gol! Freddissimo dal dischetto, freddo come la sua maglia glaciale. Ansia. Appoggia la palla sul dischetto del rigore. Sguardo faccia a faccia, freddissimo col portiere. Fischio finale. Parte Sotin e gol. Freddissimo anche lui. Dal calcio piazzato, dal calcio di rigore. Occhi di ghiaccio da parte di Tuan. Fuori. E la tira alta. Non è l'ultimo, raga. Se la Roma lo fa, non ha ancora vinto. Però ci siamo quasi. Pallone pesantissimo da parte di Sikwolf. Che tira in porta, gol! E attenzione perché da adesso al primo errore del Napoli o al primo gol della Roma la partita si chiude. Fuse Gamer, da bravo capitano, deve tenere accese le speranze dei partenopei e traversa e vince la Roma! Roma terza! E Fuse Gamer! Roma terzo posto, medaglia di legno invece per il Napoli. E Fuse Gamer vince la cross marciale! Allora abbiamo la Roma al terzo posto, medaglia di bronzo, insomma, ottima prestazione. Cos'è successo l'ultima partita? Tripletta, sei riuscito a sbloccarti forse troppo tardi, possiamo dire.
Beh, innanzitutto posso dire che il bacio che vi ho dato a inizio partita ha portato ufficialmente bene. E troppo tardi mi sono sbloccato? No, diciamo che io secondo me ho fatto il mio per dare una mano alla squadra e l'ho fatto prima e dopo aver segnato dei gol. Non cambia assolutamente nulla. Ovvio che fa piacere fare tripletta, avevo sperato nel secondo tempo di risolverla all'ultimo secondo, ho preso il palo. E poi fortunatamente non ho avuto bisogno di calciare il rigore perché non sono stati precisissimi quelli del Napoli, a cui comunque faccio i complimenti. Ok, quindi a sto punto ti do un bacio io, magari porta fortuna a me. Speriamo ragazzi. E io tolgo il microfono perché a questo punto io racconto voi. C'è Inter-Lazio, c'è la finalissima. È il match più atteso del torneo. Hanno lavorato, hanno sudato, hanno rischiato, si sono affrontate. E adesso lo fanno per la seconda volta, nell'ultimo match, in quello decisivo, è semplicemente la finale della prima edizione della YouTuber Summer Cup, è Inter contro Lazio. Grazie a chi è rimasto qui fino alla fine a godersi questa finale, cominciata adesso con il primo possesso dell'Inter. Gnabry, sterza su Savage, sterza su De Carli che se lo mangia, passa in mezzo a due, non so come. Gnabry che lascia Pierino, non passa perché c'è VT9 e c'è la ripartenza con il ritorno decisivo in copertura. Il lancio è buono ma Pierino legge bene, poi raccoglie Neschio disturbato e chiuso da Savage che serve De Carli col destro, Cardone. Suggerimento per Gnabry d'esterno, bene a favorire Kundispa di ritorno. Gnabry evita Savage, guarda la porta, calcia con Mengolini che dice no. Va Pierino, no, va Kundispa! Mamma mia, che destro potente, largo di millimetri. Pierino, taglia Neschio, il servizio è verticale, Savage esce palla al piede, Pierino non ci sta, Kundispa salta tutti, Kundispa salta pure Mengolini che non so come è riuscito a tenere il pallone fuori dalla porta. Occhio che Gigi cerca la porta con deviazione, Cardone in due tempi, ha già fatto male così da lontano nei gironi, ma finisce il primo tempo equilibrata la finale 0-0, tante occasioni da una parte e dall'altra, tanto spettacolo, mancano i gol ma siamo certi che arriveranno. E si riparte con Gigi che spaventa subito Cardone in avvio all'alba del secondo tempo. VT9, Savage di ritorno per VT9, un buon pallone destro forte ma impreciso, esterno della rete, 0-0, che rimane. Gnabry, sempre da Pierino, possibile 1-2, che arriva, occhio al 22, che calcia con la punta, batte Mengolini, 1-0 Inter, 1-0 Inter, la timbra, il capitano, la finale. Occhio a VT9 il break, ma il campo finisce. Occhio perché c'è VT9 a terra, problemi al ginocchio che tra l'altro, insomma, lo raccontavamo, è lo stesso ginocchio che gli dà problemi dall'ultimo derby degli YouTuber. Occhio perché è un momento storico, Vale deve andare in porta, sta per entrare in campo Giulio Mengolini che sta per fare il suo esordio con la maglia della Lazio, ma guardate i calzettoni per favore, se questo è il mondiale di Mengolini, questo è il momento. Mengolini calcia in porta, eccolo, eccolo il pareggio di Mengolini, l'uomo che non ti aspetti perché non era in campo inizialmente, esce dai pali, fa 1-1, la Lazio è viva ma senza portiere credo, perché VT9 non ce la fa, ancora Pepe, altri problemi su questa finale, entrerà Tiger in campo perché è stato il portiere bonus del Milan, farà il portiere bonus della Lazio. Dentro Tiger per VT9, si riparte in equilibrio dall'1-1. Kundispa salta l'uomo, c'è Gigi in copertura e la palla diventa buona per Cardone. Possesso Inter, quanto manca direttore? 5 minuti, ma perché mancano sempre 5 minuti quando lo chiediamo? Intanto occhio che è andato via Pierino e cerca anche il destro, riporta avanti l'Inter, 2-1, Pierino batte subito Tiger e va ad esultare con i suoi tifosi a bordo campo, dal 5 a tutti.
piazza. Il pallone Gnabry mette giù Kundispa. Calcia subito! Calcia subito! E forse è questo qui il gol più bello, perché arriva in finale e forse la chiude. 3-1! 3-1! Porta a spasso il pallone Mengolini, lo difende come può. C'è vicino Savage, avanti De Carli. Cerca il tacco per De Carli. Che idea! L'ha presa da Cardone in qualche modo. Poi c'è fallo di Mengolini. Stavolta forse è il sinistro. Lascia invece a Pierino. Dentro. E in qualche modo Tiger. Non ci sta. Palla fuori. E l'Inter, dopo tre fischi finali, vince la prima edizione della YouTuber Summer Cup. 3-1 alla Lazio in finale, dopo un cammino che si era complicato proprio per la sconfitta nel girone contro i biancocelesti. Complimenti al club allenato, anzi capitanato, da Gnabry, con Pierino, con Neschio, con Mastrangelo, che si è fatto male, non ha giocato né la semifinale né tantomeno la finale, con Kundispa. Bravi tutti, complimenti alla Lazio che è arrivata sin qui, complimenti a chi ci ha seguito. E adesso tra poco la premiazione con i premi speciali per i giocatori e poi soprattutto la coppa che alzeranno Gnabry e i suoi. Ci siamo, abbiamo Giulia che si offrirà da valletta per consegnare i premi. Partiamo naturalmente dal premio come capocannoniere del torneo. Questo è un premio che un po' tutti abbiamo scoperto, lui è già qui, già lo sa, e quindi io mi congratulo con Pierino dei Pirla SV. Un applauso. Un Oscar per Pierino, sponsorizzato con Football. Ti aspettavi di trionfare in modo così imponente in classifica marcatori? Diciamo che all'inizio me l'aspettavo, poi la partita con la Lazio persa per 5-1 mi ha buttato giù. Non credevo che li avremmo affrontati in finale, ma non pensavo alla nostra vincita così esaltante. Comunque miglior telecronista, questo lo lascio a te. Non c'è il premio però, ti ringrazio. Adesso sapevamo tutti chi avrebbe vinto la classifica marcatori. Assegneremo il premio per l'MVP, per il miglior calciatore della YouTuber Summer Cup. Ovviamente volevamo farlo in modo corretto, quindi abbiamo chiesto a tutti i capitani di votare un miglior calciatore, ovviamente non della propria squadra e quindi non se stesso. Ci sono stati tanti voti, c'è stato un voto per Pierino che non ha vinto. Grazie Tatino. C'è stato un voto per Gigi, il mio, ma non ha vinto. Insomma, per farvela breve, chi ha avuto due voti non ha giocato la finale. È Simone Crispo che vince il premio come miglior calciatore della YouTuber Summer Cup. Grazie, è un'emozione unica. Ringrazio Fius per avermi fatto partecipare e grazie, spero di esserci. La classe, la sobrietà. Ragazzi, grazie a tutti per i voti, grazie a tutti, vi voglio bene, siete persone fantastiche. Un applauso da soli, ve lo meritate. Ringraziava tutti per il voto, probabilmente sarà ringraziando anche Mister per l'infortunio, altrimenti non sarebbe neanche stato qui. Scherzi a parte, adesso non ci sono più sorprese, adesso chiamo l'Inter al centro del campo, tutta l'Inter nella lunetta con Giulia che consegnerà la coppa. Luca che non ha giocato semifinale e finale ma ha trascinato l'Inter. E ha vinto Corax. E poi un ringraziamento a Corax, perché c'è anche il nostro Fabrizio Cardone, c'è Kundispa che tifa Palermo ma non importa, ci sono i Pirla SV, c'è Mastrangelo, l'abbiamo già detto, c'è Neschio che è stato importantissimo, e adesso la coppa che sta arrivando e che il capitano Gnabry alzerà, perché l'Inter vince la YouTuber 21. Campione, campione, ole, ole, campione, campione, ole, 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 dai! E allora, signori, hanno esultato loro, ha esultato chi ha vinto i premi, con loro alle mie spalle. Voglio salutarvi così, tutti insieme, dopo tanto tempo, è stato bello per ripartire finalmente. Speriamo in modo definitivo dopo questa brutta pandemia. Insomma, grazie a tutti per aver seguito questo video in tre parti praticamente, questo torneo, questo evento meraviglioso. Fateci sapere nei commenti se volete poi una seconda edizione. Per il momento io non posso che ringraziare nuovamente OneFootball che è lo sponsor dell'evento. E vi lascio il contest in descrizione, mi raccomando, due maglie della vostra squadra del cuore, stagione 21-22. Grazie a tutti, never give up e alla prossima. Ciao!